Bentornati al consueto appuntamento settimanale con Fiscal News per saperne di più. Il programma che dà spazio ai vostri quesiti, quelli che ci sono pervenuti tramite email all'indirizzo cristina.fiscalnews@tefchannel.it. Vi ricordo che potete anche consultare i nostri commenti oppure lasciare i vostri post sul profilo Facebook Cristina Fiscal News. Il 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la IUC, la cosiddetta IUC, acronimo di Imposta Comunale Unica, che è costituita dalla TASI, quindi dal tributo per i servizi indivisibili, la TARI, la tassa sui rifiuti, e l'IMU, l'Imposta Municipale Unica. Nello speciale Fiscal News di questa settimana parleremo di TASI. In studio il collega, il dottor Luigi Ferroni. Benvenuto, buonasera. Luigi. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, esordiamo con la prima domanda. Che cos'è la TASI e qual è il presupposto impositivo della TASI? Sì, allora, la TASI è un'imposta, è l'acronimo di tassa destinata alla copertura dei servizi indivisibili. Che sono i servizi indivisibili? Ad esempio la manutenzione dei giardini, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica. Questa è stata introdotta dal 2014 e è un aspetto abbastanza spiacevole per i contribuenti, perché è stata introdotta per sopperire alla mancanza di gettito dovuta all'esenzione dell'IMU sull'abitazione principale. Quindi pertanto è una sorta di integrazione, tanto che i maligni parlano di quasi di addizionale IMU. Questa è stata introdotta con la manovra di stabilità 2014, che ha introdotto, come è stato già detto, la IUC, che è l'imposta unica comunale, che comprende le tre imposte comunali maggiori, la TASI, la TARI e l'IMU. Esatto. Ovviamente ognuna di queste però ha una legislazione, ha un regolamento comunale a sé stante per quanto riguarda il versamento. Quindi la legge nazionale va a stabilire il regolamento, il corollario generale, poi esatto, è demandato ai comuni la possibilità di poter regolare in maniera autonoma nelle varie fattispecie. Senta, vogliamo fare un distinguo tra quanto si paga, visto che i nostri telespettatori, questa è la domanda che è stata più frequente, che è pervenuta in redazione, quanto si paga, la differenza tra le abitazioni principali e le altre abitazioni, ovviamente con un discorso a parte per le prime abitazioni, però categoria di lusso. Sì. Allora, l'aliquota base, allora qui bisogna capire, perché c'è una norma transitoria, la legge di stabilità prevede una norma transitoria per il 2014, quindi a regime l'aliquota base sarà pari all'1 per mille. Viene data una limitazione nella legge di stabilità, quindi c'è la possibilità per i comuni di ridurre l'aliquota fino ad azzerarla, oppure possono aumentarla, tra virgolette, a proprio piacimento però con dei limiti. Questi limiti sono imposti appunto dalla legge di stabilità. E quali sono i limiti? La somma dell'aliquota IMU, delle aliquote dell'IMU e della TASI non deve eccedere comunque il totale della sola aliquota IMU. Per intenderci, a regime, quando andrà a regime l'imposta cumulativa, quindi TASI ed IMU, dovrà avere un'aliquota massima del 10,60 per mille. C'è la possibilità soltanto per il 2014 di derogare a questo limite e di aumentarlo dello 0,80 per mille, quindi il massimo per gli altri fabbricati, perché bisogna distinguere tra tutti i fabbricati e ciò che succede per l'abitazione principale, esatto, che è un po' il motivo per il quale la TASI è stata introdotta, quindi abbiamo già detto che è una copertura dell'esenzione, certo, IMU sull'abitazione principale. Quindi arriverà ad un'aliquota massima nel 2014 dell'11,40 per mille. Per quanto riguarda invece l'abitazione principale, si ha la deroga e l'imposizione per il 2014 sarà pari al 2,5 per mille, diciamo di limite base, più la possibilità di derogare, quindi di aumentare dello 0,80 per mille per i comuni. Però c'è un ulteriore limite. Quando c'è questa possibilità, quindi quando viene applicata dal comune questa deroga e quindi viene imposto lo 0,80 in più, c'è l'obbligo che questo extra gettito debba andare a compensare
deve essere utilizzato per diminuire il gettito sull'abitazione principale. Quindi un esempio, parlando in maniera molto semplice, l'aumento dello 0,80 crea un aumento di gettito, però la parità fiscale deve rimanere neutra, quindi quello 0,80 in aumento dovrà essere utilizzato con delle detrazioni, insomma tramite regolamenti comunali, a ridurre ciò che è sull'imposizione dell'abitazione principale. Andiamo un po' nel caso, in un caso specifico, parliamo per esempio di locazione, quanto paga l'inquilino? Allora, quanto dovrebbe pagare l'inquilino? Sì, intanto definiamo il presupposto impositivo della TASI, è la proprietà e la detenzione degli immobili a qualsiasi titolo, quindi inquilini, comodatari, esatto. No? I due esempi più importanti. La legge nazionale stabilisce che deve essere destinata, il versamento dell'imposta sarà ripartita tra il detentore e il possessore. Il detentore dovrà, sempre tramite il regolamento e le applicazioni comunali, dovrà essere scelto un range, una forbice che potrà variare tra il 10 e il 30% dell'imposta totale. Quindi la parte restante sarà a carica del proprietario. Senta, il Premier Renzi conferma la proroga al 16 ottobre 2014 dell'acconto TASI sulle seconde case. Sì. Anche per le prime case è la stessa cosa? Allora, per le prime case in realtà no. In realtà per le prime case bisogna fare sempre questa sorta di differenza tra tutte le abitazioni e le prime case. Le prime case, se non c'è stata la delibera comunale entro il 23 maggio e pubblicata sul sito del... E Perugia, vogliamo ricordare ai telespettatori, è tra quelle, no? È tra queste. So che 3 comuni su 10 hanno deliberato. Sì, intorno al 30% sono state le delibere approvate. Quindi nel momento in cui c'è stata la delibera, allora ci sarà il pagamento in acconto al 16 giugno e al 16 dicembre. E nella maggioranza dei comuni non c'è stata la delibera che slitta tutto al 16 dicembre in un'unica soluzione per quanto riguarda le prime abitazioni. Senta, il calcolo della TASI è parallelo a quello dell'IMU, quindi c'è la stessa modalità? Il calcolo della TASI è sostanzialmente lo stesso di quello dell'IMU, tanto abbiamo già detto che è quasi dai maligni considerata un'addizionale IMU. La base imponibile è praticamente la stessa. E come si calcola, per fare un esempio particolare? Si prende la rendita catastale deve essere rivalutata del 5%, a questa si applica un coefficiente moltiplicatore che varia in base alla categoria catastale, certo, di appartenenza. Facciamo un esempio, la categoria catastale A, che appartiene a tutti gli immobili, quindi tutte le abitazioni, ad esclusione degli studi privati che sono comunque hanno una categoria A10, applica il coefficiente pari a 160, quindi la rendita rivalutata per 160 dà la base imponibile, da lì si applica l'aliquota stabilita dai vari comuni. Ok, senti, per le abitazioni invece in comodato d'uso, per esempio quelle date in comodato d'uso ai parenti, chi paga? Quanto deve pagare anche il parente? Allora, sempre lo stesso ragionamento della detenzione, della divisione del concetto tra detentore e proprietario. Quindi è similare alla locazione. È similare alla locazione e infatti il detentore, la legge parla di detentore a qualsiasi titolo, quindi tutti i titoli sono idonei per il pagamento della TASI. La TASI si paga sui terreni agricoli? Allora, no, la TASI non si paga esente sui terreni agricoli, infatti è l'unica differenza che si ha con l'IMU, perché rimane imponibile solo ai fini IMU. Ok, bisognerà pagare l'IMU sulle prime case, categoria di lusso, quindi A1, A8, A9, parliamo di dimore signorili, di palazzi? Sì, qui bisogna fare una distinzione tra la norma regime e il 2014. In realtà per le abitazioni di lusso è dovuta, con un'aliquota pari al 6 per 1000, l'IMU, con una detrazione pari a 200 euro in maniera fissa,
Quindi non c'è più quella per i figli, fino a delle 50 anni. Euro, esatto. No, è stata, non è ricompresa nell'IMU. Però per il 2014, in virtù dell'applicazione della deroga ai limiti imposti, è possibile quindi pagare sia l'IMU che la TASI, quando i comuni ovviamente applicheranno questa maggiorazione pari allo 0,80 per mille. Quindi si andrà ad avere, si attesterà nel 2014, un'aliquota massima pari al 6,8 per mille. Ok. Come si deve pagare la TASI? Sia con l'F24, con il bollettino postale, visto che ha visto ci sono state, insomma, pochi chiarimenti in merito. Sì, la TASI si paga con modello F24 o con bollettino postale. Il modello F24 è scaricabile sia dal sito dell'Agenzia delle Entrate o si può reperire presso gli uffici comunali. È importante il discorso del modello F24 perché possono pagare sia i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi che non. Quelli infatti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, qualora dovesse emergere un credito d'imposta con l'utilizzo del modello F24, possono compensare e quindi andare a pagare compensando il credito con dei codici tributi appositi. Il versamento effettivo viene effettuato o presso gli uffici postali o presso gli istituti bancari o anche tramite l'home banking se è un servizio, diciamo, proposto dal proprio istituto di credito. L'unica certezza è quella della TASI, ancora ci sono tanti dubbi. Io intanto la ringrazio per la sua disponibilità e per le delucidazioni. Grazie a voi. Sono state molto esaustive. Grazie. Grazie mille anche a voi. Ringrazio voi telespettatori che ci avete seguito. Prima di congedarvi vi ricordo che Fiscal News, per saperne di più, va in onda il giovedì alle 23.35, il venerdì alle 19.35 e la domenica alle 12.45 su questa rete, su TEF Channel, canale 12 o 836 di Sky. Grazie per l'ascolto. Lo chiami commercialista, ma lo è veramente? Verifica che il tuo consulente sia iscritto all'albo.